creato il capitale del Paglio, assisteremo adesso all'investitura dei capitani degli 8 rioni della nostra città che si contenderanno l'ambito trofeo. Vengano in presenza i magnificentissimi capitani degli rioni del Castiglione. In ceda lo magnificentissimo capitano dello rione Careno. Ecco il capitano del rione Careno, è lui il primo a essere chiamato in quanto vincitore dell'ultima edizione disputata nel 2019 del nostro palio. Adesso vediamo che viene posto il mantello sulle spalle del nuovo capitano. In ceda lo magnificentissimo capitano dello rione Centro Storico. Ecco il capitano del rione Centro Storico, il rione più antico della nostra città. Il rione classificatosi al secondo posto nell'edizione del Palio dei Castelli del 2019. Anche per lui il mantello che lo contrassegna. E tra pochi istanti la cerimonia della spada. Ricordiamo tra l'altro che il rione Centro Storico detiene insieme ad un altro rione il record storico di vittorie del nostro palio, addirittura 8. In ceda lo magnificentissimo capitano dello rione Ciapa. Ecco che vediamo il capitano del rione Ciapa presentarsi al cospetto del capitano del palio. Anche lui riceve il mantello. E ricordiamo che anche il rione Ciapa detiene un importante numero di vittorie. Ben 7. Poco meno del rione Centro Storico. Sono rioni importanti, hanno vinto molto nelle passate edizioni. Può dire cosa accadrà domenica prossima? Sarà sicuramente una bella sorpresa. Il capitano del rione Ciapa! Lo magnificentissimo capitano dello rione Madonna in Campagna. Ecco il capitano del rione Madonna in Campagna con la sua bandiera dai colori rossi e blu. Un rione sicuramente importante, quantomeno per la sua storia, perché insieme al rione Centro Storico detiene il record di vittorie, 8 nella storia del nostro palio. Ed ora, anche per lui, la cerimonia della spada. Ecco voi, il capitano del rione Madonna in Campagna. In ceda
lo magnificentissimo capitano dell'Orione Somaleo. Ecco che vediamo inginocchiarsi anche il capitano dell'Orione Somaleo al cospetto del capitano del Palio. Orione, che ricordiamo si è classificato al quinto posto nell'ultima edizione del Palio dei Castelli. Orione che non ha vinto molte edizioni del nostro Palio, solamente due, ma una molto recente, nel 2018, l'ultima volta. Ecco a voi il capitano dell'Orione Somaleo. Lo magnificentissimo capitano dell'Orione Filisera. E ora la volta del capitano dell'Orione Filisera. Lo vediamo con la sua bandiera a fasce bianche, rosse e blu. Riceverà anche lui dal nostro capitano il mantello. Orione Filisera, è sempre bello ricordarlo, ha vinto per 6 edizioni il nostro padre. E chissà cosa riuscirà a fare quest'anno. Il capitano dell'Orione Filisera. In ceda, lo magnificentissimo capitano dell'Orione Gornate. Ecco che iniziamo a avanzare la bandiera bianca e verde dell'Orione Gornate. Anche per il capitano dell'Orione Gornate ci saranno di sicura il mantello. Orione che ha vinto solamente 2 edizioni del nostro Palio, ma una molto significativa perché è stata la prima in assoluto esattamente 50 anni fa, nel 1972. E chissà che questo sia il buon auspicio. E chissà che quest'anno riesca a fissare di nuovo questo traguardo importante, il 50esimo. Signore e signori, il capitano delle nuove giornate. Lo magnificentissimo capitano dell'Orione Falcetta. Orione Falcetta con la sua tradizionale bandiera a scacchi chiude il cerchio di questi 8 orioni che vedremo fin da oggi nei nostri giochi, nelle nostre competizioni, scendere in campo per contendersi l'ambito trofeo. Anche lui vediamo ricevere il mantello e tra pochi istanti la cerimonia della spada. Orione Falcetta detiene 6 vittorie a pari merito con il Orione Filisera. Signore e signori, il capitano del Orione Falcetta. Il mantello, la bandiera, i colori del loro rione. Ed ora anche per loro il solenne giuramento. Si ritroveranno al cospetto del capitano del Palio e nuovamente si inginocchieranno. La mano destra, la spada del capitano.
la parola al capitano del Palio. Giurino i capitani tutti delle Leone di Castiglione alla presenza dei nostri confaloni secondo gli antichi usi.